Questo è un video per un brano di Paul Weller che si intitola Wildwood. Comincio con gli accordi, la serie degli accordi, che sono, di solito sono un Si minore, un Fa diesis minore, un Mi minore 7, un Fa diesis maggiore 7, che si può fare così senza mignolo. Oppure si può mettere il mignolo qui, nel quinto tasto del Si, e poi un Si minore di nuovo. Ok? Quindi Si minore, Fa diesis minore, Mi minore 7, Fa diesis maggiore 7 e Si minore. Questi sono gli accordi, posizione degli accordi. Detto questo, giro per far vedere la pennata. Facciamo vedere la pennata. Ecco, la pennata è questa fondamentalmente, basso. E qui finisce la pennata. C'è un basso, due pennate, una in su, una in giù e una in su. Basso in giù, pennata in giù, pennata in su. E poi dopo abbiamo altre tre pennate, una in su, una in giù e una in su. Così. Sto suonando un Si minore, ovviamente, che è il primo accordo della canzone. Ok? Ovviamente si cambia col basso. La successione degli accordi, la faccio lentamente, è due Si minori, due Fa diesis minore, un Mi minore 7, un Fa diesis maggiore 7, e poi ci sono quattro Si minori, quindi faccio due Si minori, due Fa diesis minore, un Mi minore 7, un Fa diesis maggiore 7, quattro Si minori. Ok? Ecco, questa sarebbe la pennata. E praticamente questa successione si ripete con poche variazioni un po' in tutta la canzone. Poi abbiamo un inizio, che possiamo anche provare a sentire, che è questo. Ok, ecco, questo inizio qui abbiamo una frasettina iniziale che praticamente è sul Si minore. Ecco, allora, frasettina iniziale è fatta con le note sarebbero Mi, Fa diesis, La, Si, secondo tasto della corda di Re, quarto tasto della corda di Re, secondo tasto della corda di Sol, quarto tasto della stessa corda di Sol. Se noi mettiamo il Si minore, possiamo suonare queste quattro note tenendo le due note in secondo tasto della corda di Re e secondo tasto della corda di Sol nel barré del Si minore. E le altre due note, che sono queste due, sotto l'anulare e il mignolo, possiamo farle in questo modo. Ok, possiamo farle Re, secondo tasto Re, quarto tasto Re, tiriamo su, alziamo le dita, secondo tasto Sol, quarto tasto Sol e siamo già pronti per fare il Si minore. Fatto questo piccolo inizio, abbiamo anche un hameron, cioè un legato ascendente fra il secondo tasto e il quarto tasto nella corda di Re. Le note sono fatte, suoniamo questa nota, facciamo a pressione la nota al quarto tasto del Re, poi suoniamo il secondo e il quarto tasto del Sol. Ecco,
Ecco, fatto queste quattro note, la pennata non è all'inizio quella consueta di tutta la canzone. Fatto il pezzettino d'inizio, abbiamo un si minore e tutta la serie, la prima serie degli accordi, solo strumentale, con degli ottavi divisi, che sono... Abbiamo questa serie di ottavi divisi con il si minore, partendo con il si minore con la pennata basso, pennata basso, pennata basso, e le tre pennate che sarebbero della nostra pennata consueta della canzone, ok? Invece di fare, ecco, si fanno solo queste tre pennate, per il resto sono tutti ottavi divisi. Ecco, facendola molto lentamente, io sto facendo sempre la serie degli accordi iniziali, si minore, quindi faccio... Questo è per quanto riguarda la pennata che c'è in realtà all'inizio della canzone, nella parte strumentale iniziale della canzone.